manetto, la imbavaglio e la spoglio. Mentre stavo ammazzando Valentina, quando ho sentito che non c'era più la pressione, ho preso e ho detto, beh, allora bisogna farle sparire. A tutti i complici che ho avuto nella mia vita, tendo sempre a fargli sporcare le mani di sangue. Proprio qui, in una strada residenziale della Roma Bene, nel bagagliaio di una 127 Fiat, furono trovate nella notte fra il 30 settembre e il 1 ottobre 1975 il corpo di Rosaria Lopez, che aveva solo 19 anni, e Donatella Colasanti, viva per miracolo perché si era finta morta e aveva solo 17 anni. Poi vedendo che non riusciva a morire, una persona sbrancata con la testa, e dicevano sempre, questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore? Angelo Izzo è uno dei più noti criminali italiani. Assieme ai suoi amici Andrea Ghira e Gianni Guido, è autore di uno dei più atroci delitti mai commessi, il massacro del Circeo. Dopo 30 anni passati nei penitenziari di mezza Italia, Angelo Izzo è a Campobasso. Dottor Farinacci, buonasera e benvenuto a commissario. Nel 2004 lei è il capo della squadra mobile di Campobasso e si ritrova in regime di semilibertà Angelo Izzo, che cammina tranquillamente per la città che lei deve proteggere. È così? Sì. Angelo Izzo era arrivato a Campobasso nel 1998 come detenuto. Lui sostanzialmente in questo periodo mantiene un comportamento ineccepibile dal punto di vista della condotta carceraria. Si dichiara disgustato dal suo passato. Insomma, è un uomo completamente diverso. Cioè, un detenuto modello. Assolutamente sì. Angelo Izzo, quanti anni di galera vera si era fatto? Circa 30 anni. Quindi inizia a fruire di alcuni permessi premio, dapprima delle uscite per poche ore sotto scorta, poi mano a mano questi periodi si allungano. E la fruizione di questi permessi, tutto sommato, conferma il buon andamento del percorso di rieducazione. Lei Angelo Izzo non lo perde mai di vista, no? Chi frequentava? Cosa faceva quando aveva questi permessi? Lui si appoggiava a Città Futura, un'associazione, diciamo, matrice religiosa caritatevole che si occupa proprio del reinserimento di detenuti. Oltre all'associazione, lui poi frequentava anche altre persone. Sì, ha un doppio livello di frequentazione. Frequenta gli ex detenuti, i familiari dei detenuti, è lì che conoscerà appunto Luca Palaia, il figlio di un suo compagno di detenzione proprio all'interno del carcere di Campobasso, un ragazzo di 20 anni. Assistente. Grazie. Però inizia a frequentare anche la società civile. Conosce amministratori, giornalisti, scrittori, politici locali e anche di livello nazionale, che però rimangono colpite, compiaciute nel poter osservare una persona che in quel momento è l'esempio vivente del fatto che anche il peggiore criminale può essere recuperato. Per cui Angelo Izzo, il massacratore del Circeo, viene preso come modello. Ma durante questi anni il suo comportamento era stato sempre lineare? Eccezione fatta per una leggerezza che lui compie il 17 novembre del 2003. Lui era autorizzato a pernottare in un albergo di Campobasso.
riceve un controllo in orario serale e viene trovato in compagnia proprio di Luca Palaia, che si accingeva a trascorrere la notte insieme a lui. Luca Palaia ha comunque dei precedenti penali e se la frequentazione di un pregiudicato è ammissibile all'interno dell'attività di Città Futura, non è più giustificabile fuori da quel contesto e quindi ci troviamo di fronte ad una violazione delle prescrizioni. Quali sono le conseguenze? Parte la segnalazione al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso e Izzo viene subito trasferito presso la Casa Circondariale di Palermo. Cosa succede? Succede che comunque lui da Palermo mantiene i contatti con l'associazione Città Futura. Briga in qualche modo per ottenere l'assunzione da parte di questa associazione di volontariato. E ci riesce? Ci riesce, nel senso che il responsabile di Città Futura dichiara appunto la sua disponibilità ad assumere Izzo come segretario coordinatore della sua associazione. Per cui torna a Campobasso. Succede che dopo un anno, nel dicembre del 2004, Izzo torna a Campobasso e questa volta torna munito di semilibertà. Per cui ha ricevuto un premio, diciamo. Ha più libertà di prima. Sì, è così. Io mi preoccupai, ma diciamo la mia inquietudine non era un sentimento mio, era un qualche cosa che condividevo con tutti i miei collaboratori. Di che cosa aveva paura, dottore? Ma forse sarà la nostra indole di poliziotti, è come se fossimo dei cani da guardia che per contratto devono essere sempre sospettosi. Insomma, lei per qualche mese aveva cantato vittoria, aveva visto partire Angelo Izzo e andare a Palermo. Poi però se lo ritrova a Campobasso, addirittura in una condizione migliore di quella precedente. Non più permessi, ma addirittura il regime di semilibertà. A quel punto, cosa decide di fare? Decidiamo di intraprendere il primo passo investigativo che normalmente si fa, vale a dire dei servizi di osservazione e di pedinamento. Cosa scoprite? Di lì a poco i nostri sospetti ricevono una conferma, nel senso che acquisiamo da una fonte interna alla casa circondariale la notizia che Izzo aveva in qualche modo manifestato, esternato intenti di vendetta nei confronti del dottor Antonio Mastropaolo, il presidente del Tribunale di Sorveglianza, ovvero il giudice che lo aveva mandato a Palermo dopo il controllo presso l'albergo. La fonte ci riferisce di questi intendimenti ostili nei confronti del dottor Mastropaolo e di un possibile coinvolgimento di Luca Palaia in traffici di stupefacenti. A questo punto abbiamo elementi che ci consentono di chiedere ed ottenere delle intercettazioni telefoniche. E partiamo quindi con gli ascolti delle telefonate che intercorrono tra Izzo, Palaia e un altro ragazzo, un volontario dell'associazione Città Futura. Pronto? Angelo, sono Luca. Dimmi, Luca. Dovrebbe arrivare. Scoprite qualcosa? Non viene fuori nulla che possa in qualche modo confermare le ipotesi di reato per le quali avevamo chiesto e ottenuto gli ascolti telefonici. Dottor Farinacci, in quel momento, lei, guardandosi allo specchio, si dice, forse sto esagerando, su Angelo Izzo, su queste altre persone? No, in questo momento no, non ho questo pensiero. Andiamo avanti negli ascolti più che altro perché ci sono toni allusivi, a volte frasi sospese, a volte atteggiamenti che non riusciamo ad inquadrare.
Questa situazione va avanti fino al 29 aprile del 2005, quando succede qualcosa e abbiamo una svolta. Intercettiamo Luca Palaia, è un ragazzo di Campobasso che faceva parte dell'associazione Città Futura, che stavano facendo un viaggio sospetto a Bari, con modalità tipiche di chi fa trasporti illegali. La prima autovettura fa da battistrada, controlla che il percorso sia tranquillo, che non ci siano posti di controllo o di blocco delle forze dell'ordine, per l'autovettura che segue. Ma stai dietro di me, sì? Sì, tranquillo, ma fai un po' avanti, no? Non so. Vabbè, mo vado avanti. E tu rallenta, E cammina, vabbè. Ascoltando queste intercettazioni, non mi sembra che ci siano cose concrete. Sempre i soliti sospetti. Suoi e dei suoi uomini. Può essere. E infatti i miei collaboratori nel corso della giornata ascoltano conversazioni prevalentemente normali, ma arriviamo alla sera e succede qualcosa. Intorno alle 22 ascoltiamo qualcosa che ci insospettisce molto. Quando mi avvisi? Non piava il telefono, non te prende. Passati, tutto a poco. Se no passavi su, capito? Cosa la insospettisce? Perché questi due ragazzi dovevano allarmarsi alla vista di una pattuglia della polizia lungo la strada? Evidentemente il secondo ragazzo, quello che guidava l'autovettura che veniva dietro, trasportava qualche cosa di illecito. E pensiamo immediatamente che in questo qualcosa di illecito in qualche modo doveva entrarci anche Angelo Izzo. Cosa decide di fare? Decidiamo di fermare il ragazzo, lo portiamo in questura e perquisiamo la sua autovettura. Avevamo questa macchina e da una prima sommaria perquisizione sembrava tutto irregolare. Non troviamo nulla. Quindi, dottor Farinacci, tutto regolare, insomma, niente di illegale. Sì, io e un mio ispettore continuiamo a parlare con questo ragazzo. Cerchiamo di capire se ha qualche cosa, qualche informazione da darci. Nel frattempo un altro mio collaboratore, Alfonso Fanelli, sta perquisendo l'autovettura di questo ragazzo e ha una intuizione. Sul sedile posteriore di questa autovettura troviamo il case di un personal computer. Ma questo era abbastanza normale in quanto il soggetto era un tecnico informatico, quindi nulla di sospetto. Tanto è vero che mostrò anche la ricevuta della scuola a cui apparteneva il computer di un paese qui vicino Campobasso. C'era qualcosa che non tornava, qualcosa doveva esserci. Allora decido di aprire questo case del computer. Apro col cacciavite questo case del computer e all'interno bingo, trovo una pistola 7.65 semiautomatica smontata, completa di caricatore. Dottor Farinacci, avete fermato uno dei due viaggiatori e avete trovato nella macchina, ben nascosta, una pistola. Non solo. Scoprite che attraverso un particolare giro di telefonate, proprio in quegli istanti, questo ragazzo fa sapere a Luca Palaia, all'altro viaggiatore, che era stato fermato dalla polizia. Ecco, cosa decide di fare? Insistiamo nel parlare con questo ragazzo con grande determinazione, con grande convinzione. Gli facciamo vedere la pistola e gli diamo anche a vedere che sappiamo
molto di più di quanto in realtà sapessimo effettivamente. Questo è un ragazzo incensurato, non aveva dei precedenti, realizza che sta per essere arrestato, ha tutto sommato paura del carcere e decide di collaborare parzialmente, nel senso che ammette che la pistola che erano andati a prendere a Bisceglie era una pistola che era andata a prendere per conto di Angelo Izzo insieme a Luca Palaia. Voi quella sera vi fermate, vi accontentate di questa confessione o andate avanti? Insistiamo, in un certo senso mostriamo a questo ragazzo la convinzione che siamo sicuri che in tutta questa vicenda c'entra Izzo e che sappiamo tutto circa quello che Izzo aveva programmato e aveva fatto. E a questo punto il ragazzo decide di riferire che altre due pistole erano state procurate ad Izzo con la stessa procedura e le aveva nascoste nel villino di sua nonna, che si trova alle porte di Campobasso nel territorio del comune di Ferrazzano. A questo punto decidiamo di andare subito a verificare questa situazione, prendiamo questo ragazzo, lo carichiamo in macchina e nottetempo andiamo in questo villino. Arriviamo in quella villa verso l'una di notte. E lì troviamo una borsa nera, di quelle da viaggio, con dentro due pistole, complete di caricatori e pallottole, e due rotole di nastro adesivo, quello da imballaggio. Vi erano anche due carte d'identità, palesemente false, perché su una vi era la foto di Luca Palaia e sull'altra di una persona che non potevano conoscere. Era Angelo Izzo. In quel momento abbiamo avuto un brivido, perché era la prima prova inconfutabile che Angelo Izzo era completamente coinvolto nella vicenda. E questo ci ha portato mani e piedi nell'orrore del massacro del Ciceo del 1975. Voi trovate altre due pistole, due carte d'identità false con le foto di Luca Palaia e Angelo Izzo, del nastro da imballaggio, tutto quanto in questa villa. Come va avanti? Innanzitutto completiamo l'arresto del ragazzo e poi ci mettiamo subito alla ricerca di Luca Palaia, perché Luca Palaia era stato avvisato e quindi temevamo che potesse in qualche modo allontanarsi. Riusciamo a trovare dove era parcheggiata la sua autovettura. Ad un certo punto, circa intorno alle 1:30, alle 2 di notte, lo vediamo che si avvicina con molta circospezione a questa autovettura. Apre lo sportello, lo blocchiamo, lo arrestiamo e praticamente stava per fuggire. E con Angelo Izzo? Sveglio nel cuore della notte il presidente del Tribunale di Sorveglianza, il dottor Antonio Mastropaolo. Gli propongo di emettere d'urgenza un provvedimento di revoca della semilibertà. Dobbiamo essere velocissimi, perché Izzo durante la detenzione notturna non può avere con sé i telefonini, ma nel momento in cui esce prende i telefonini e immediatamente avrebbe potuto ricevere messaggi e informazioni circa quello che era accaduto nella notte. Sapevamo che Izzo è, come dire, un esperto anche in materia di evasioni clamorose, non potevamo correre il rischio che fuggisse e quindi prima ancora di arrivare alla casa circondariale telefono alla polizia penitenziaria per chiedere che lui non esca, preannunciando che di lì a poco saremmo arrivati con il provvedimento di revoca per la semilibertà. A questo punto il quadro appare chiaro. Angelo Izzo, con l'aiuto di queste due persone, è entrato in possesso di tre pistole e di documenti falsi. Cosa ha in mente? Vuole forse vendicarsi, punire quel giudice che lo ha spedito a Palermo? Questa è un'ipotesi alla quale pensiamo. Pensiamo anche che questo materiale poteva essere stato preparato per una qualche rapina. Sta di fatto che rimaniamo inquieti, sospettosi, innanzitutto perché Palaia non collaborava
E l'altro ragazzo continuava a darci l'impressione di sapere più di quello che ci aveva detto e di quello che ci aveva fatto trovare. E quindi? A metà mattinata decidiamo di tornare alla villa. Torniamo nella villa con il ragazzo che aveva confessato la questione delle tre pistole la notte precedente. Giunti all'interno del parco della villa, noto una cosa che la notte precedente, con il buio, non avevamo notato. C'era un'unica traccia di erba calpestata, come un sentiero appena accennato. Percorrendo per circa 50 metri questo sentiero, raggiunta una siepe alberata, vi era un cumulo di erba secca mista a residui di potatura. Decidiamo di spostare un po' di questo materiale e compare del terreno umido e lavorato di fresco. Grattiamo un po' di questo terreno ed ecco che esce fuori della calce bianca e un pezzo di plastica. E tutto questo in presenza del ragazzo. Era bianco come un cadavere. In quel momento lo guardo, insisto e gli chiedo ancora una volta: cosa c'è qua sotto? Altre armi? Lui esita, volta il viso e mi dice: una mamma e la figlia. Cosa trovate in quella buca? Troviamo due corpi completamente avvolti in grossi sacchi di plastica. E iniziamo ovviamente a tirarli fuori da questa buca. Il primo corpo che liberiamo dalle buste di plastica è il corpo di una ragazzina, un corpo completamente nudo. La ragazzina ha le mani legate dietro la schiena da un paio di manette. Ci accorgiamo che la bocca di questa ragazzina era sigillata sempre da nastro da imballaggio. Capiamo immediatamente che questa ragazzina, che per di più aveva un laccio emostatico legato intorno al collo, è morta per asfissia. E l'altro cadavere? Una donna matura, vestita, anch'essa con le mani legate dietro la schiena con delle manette. Queste manette rafforzate da alcuni giri di nastro da imballaggio. E anch'essa presenta la testa completamente chiusa da un sacchetto, sigillato, serrato sul capo da del nastro da imballaggio. Anche questa donna sicuramente è morta per asfissia. Sarebbero state soffocate la mamma e la ragazza di 14 anni ritrovate senza vita nella villetta in Molise. Ieri le autopsie sui corpi. Intanto parlano i presunti complici di Angelo Izzo, ritenuto responsabile del massacro. Quel 30 aprile del 2005 scoppia un putiferio. Due donne uccise in una villa, del nastro da imballaggio, i corpi seppelliti. E poi lui, Angelo Izzo, il massacratore del Circeo. Cosa è successo? E come procede l'indagine? A quel punto, in maniera frenetica, con addosso la pressione dell'opinione pubblica, capiamo che dobbiamo ricostruire tutti i passaggi e tutte le azioni che avevano portato a quella situazione. Era a questo punto chiarissimo che quella situazione era addebitabile ad Angelo Izzo. È come se quei due corpi portassero addosso il suo timbro. Il primo passo, dica se sbaglio, è quello di capire chi sono queste due donne. La donna adulta è Maria Carmela Linciano, comunemente la chiamavano tutti Antonella, di 48 anni. E la ragazzina è sua figlia, Valentina Maiorano, di 13 anni. Sono la moglie e la figlia di Giovanni Maiorano, che è un detenuto ergastolano, compagno di detenzione di Izzo, una persona che conosceva molto bene Angelo Izzo. Cioè, per cui lei mi sta dicendo che il marito e il padre delle due donne uccise è un amico di Angelo Izzo. È proprio così. A tal proposito abbiamo avuto modo di recuperare alcune lettere
che si sono scambiate Angelo Izzo e Giovanni Maiorano. Una di queste lettere è descrittiva del tipo di rapporto che intercorreva tra i due. Me la legge. Caro Giovanni, ho visto Maria e Valentina e le ho trovate in gran forma. Abbiamo scherzato su aerei, Disneyland e argomenti allegri. Valentina mi ha un po' commosso chiedendomi se può chiamarmi zio. Davvero carina, no? Riguardo alla casa popolare, non dovrebbero esserci problemi. Le assegnazioni sono imminenti. Riguardo al tuo trasferimento, tutto sembra a posto. Tu per ora non fare nulla, non presentare istanze, schiva ovviamente guai e problemi e appena sei definitivo facciamo muovere avvocato, politici e tutti. Ti invio un abbraccio forte forte. Fraternamente, a presto fuori. Questa lettera Angelo Izzo la scrive pochi giorni prima di uccidere le due donne. La scrive al padre e al marito. Le chiedo, e lo chiedo all'uomo e poi al poliziotto, di fronte a una cosa del genere, l'uomo, Domenico Farinacci, che ha sentito? Beh, come uomo è allucinante pensare che si possa mostrare tanto affetto, tanta complicità, quando in realtà Izzo aveva già deciso di uccidere le due donne. Come poliziotto capiamo da questa lettera che Izzo era riuscito ad acquisire agli occhi della famiglia Maiorano più ruoli, tutti positivi. Pronto? Angelo. Oh, ciao bella. Ciao, per caso hai visto mia madre? Sì, sono stata con tua madre fino a mo', sto arrivando. A che ora si ritira a casa? Se sei preoccupata, che fai? La mamma tu di lei? No, no. Tu come stai? Tutto bene? Sì, sì. Dai, dai, siamo alla fine, ho capito? Va bene. Scrivi a papà, fagli compagnia, capito? Sì, sì. Brava, sei proprio una figlia d'oro. Ti voglio bene, ciao a tutti. Io pure, ciao. Ciao. Izzo riesce a convincere Maiorano e anche Antonella che sua intenzione è quella di aprire un supermercato a Campobasso. Ovviamente lui ha bisogno di un prestanome e quindi chiede ad Antonella di recarsi in Austria, dove deve aprire un conto corrente, e così viene organizzato un viaggio programmato per il 28 aprile. Qualcosa non mi sfugge. Cioè, Angelo Izzo avrebbe messo in atto tutta un'attività a partire dal rapporto con Maiorano, quando in realtà già sapeva che queste due donne sarebbero state uccise. Izzo, nella sua incredibile lucidità e capacità di programmazione, organizza sia l'omicidio e organizza tutto il contesto necessario per sviare le indagini dalla sua persona. Cioè? Izzo avrebbe anche potuto dire a Maiorano che magari le due donne erano scappate con i soldi, oppure, acclarata la loro sparizione, d'altro canto erano moglie e figlia di un collaboratore di giustizia. E la prima riflessione che avrebbe potuto fare un investigatore era quella di pensare ad una vendetta della criminalità organizzata. Cosa fa per trovare gli elementi oggettivi per quanto riguarda questo duplice delitto? Immediatamente riusciamo a trovare delle prove inconfutabili. Riusciamo a dimostrare che Luca Palaio ha acquistato il nastro da imballaggio, le manette, il laccio emostatico e anche la calce utilizzata per coprire e seppellire le due donne. Questo va a carico di Luca Palaia. Sì. Angelo Izzo? A questo punto interviene un grande lavoro da parte della polizia scientifica. Trovano le tracce di una attività di pulizia di quegli spazi fatta evidentemente da Izzo e Palaia,
ma non sfuggono due piccoli frammenti di nastro da imballaggio. Su questi piccoli frammenti di nastro da imballaggio viene trovato il DNA di Izzo ed è lo stesso nastro da imballaggio che è stato utilizzato sulle vittime. Poi, successivamente, lo stesso DNA di Izzo verrà trovato anche in un campione biologico prelevato dal caporale della piccola Valentina. Cioè, mi sta dicendo che la piccola Valentina, prima di essere uccisa, ha subito anche una violenza sessuale. Angelo Izzo è stato condannato anche per il reato di violenza sessuale. Dottor Farinacci, voi cominciate a ricostruire i fatti di quel giorno. Che cosa succede quel 28 di aprile? Quella mattina le due donne hanno un appuntamento, hanno proprio un appuntamento con Angelo Izzo. Sanno che devono partire, che devono fare un viaggio. Sono anche emozionate all'idea di prendere per la prima volta in vita loro un aereo. Sono andate dal parrucchiere per farsi belle. E Valentina ha raccontato ai suoi amici e agli insegnanti che si trova in un momento particolare, che dovrà fare un viaggio che probabilmente cambierà la loro vita. Effettivamente faranno un viaggio, ma ahimè, un viaggio verso la morte. Seguendo questo racconto, quel giorno Luca Palaia e Angelo Izzo e le due donne sono pronti per partire e raggiungere l'Austria. Pronto? Pronto Luca, sono... Ah, già lì, allora sto arrivando, dai. Ok, potresti arrivare pure proprio qua davanti, tanto è tutto, ok? Va bene. Ciao bello, ciao. Sappiamo che non ci vanno in Austria, ma dove vanno? Angelo Izzo a questo punto ha bisogno di una scusa per portare queste due donne nella villa. La scusa che riesce in qualche modo ad inventare è quella di recarsi in questa villa per mangiare qualcosa, per mangiare alcuni panini che avevano preparato. Avete le prove, avete dei riscontri oggettivi. A questo punto andate da Angelo Izzo e gli chiedete di confessare. Il 12 maggio, due settimane dopo la commissione degli omicidi, capisce anche lui a questo punto di essere completamente incastrato da questo quadro probatorio e decide di parlare. Il racconto di Angelo Izzo, per chi non è abituato per professione a confrontarsi con queste situazioni, effettivamente sconvolgente. Quando gli ho messo il sacchetto in testa e ho chiuso col nastro adesivo, prima col laccio postale e poi col nastro adesivo. Cioè, perché la mia idea non era che morisse soffocata per il naso, la mia idea è che una volta insacchettata, quanta aria ci sarà dentro un sacchetto? Poca. Poi mi ci sono seduto sopra. Ecco, senta, ma perché il laccio emostatico poi l'ha tolto? Perché lo volevo usare per Valentina. Di fronte ad Angelo Izzo, che confessava quanto aveva fatto, l'emozione, quale sensazione ha vissuto in quell'istante? Ho avuto l'impressione di un uomo freddo, un calcolatore, un accurato programmatore, sia nella ideazione di quei fatti che nella loro esecuzione. Questo aspetto viene ancora più in evidenza quando racconta come ha ucciso la ragazzina. Con la ragazza ho fatto un lavoro molto più pulito, diciamo. Ho ammanettato la ragazzina, ho fatto molto più tranquillo, ho fatto lo spogliato, ho fatto tutto come avevo deciso di fare. Io ricordo che ho bevuto qualcosa, ho mangiato e ho bevuto qualcosa mentre stavo lì a vedere, a aspettare che moriva. La Coca-Cola aperta, infatti me la ricordo con precisione per questo particolare, che l'ho vista aperta.
ho detto ah, ci avrà bevuto, ho detto vabbè dai, che mi schif-, perché io sono un po' schifiltoso. Allora ho guardato sta Coca-Cola e ho detto beh vabbè, e l'ho bevuta. Dopo aver ucciso le due donne, lui rientra nella sede di Città Futura. Organizza tutta questa azione incastrandola perfettamente nella sua pausa pranzo. Si lava accuratamente le mani. A un certo punto si ricorda dei panini che avevano preparato e che avevano utilizzato come esca per accompagnare le due donne nella villa. Chiama Luca Palaia e gli chiede di portargli quei panini. Angelo! Senti, poi in macchina ci sono dei panini, delle cose, portali su che c'è una fame da lupo. Ho buttati. Mannaggia. Vai contro, dai, non ti preoccupare. No, no, tutto sta per qua. Non ti preoccupare. Fesserie, fesserie, non compra niente, non ti preoccupare, vabbè, a posto. In altri termini, lui mostra ancora una volta la sua grande lucidità, la sua grande freddezza, la grande capacità di organizzazione che ha. E forse questo aspetto viene ancora più evidenziato in maniera davvero eclatante da un'ulteriore lettera che abbiamo trovato, che Izzo scrive a Maiorano. Ed è una lettera che è scritta proprio il 28 aprile, ovvero nel momento in cui quelle due donne erano già state seppellite, lui scrive queste parole. Sono con Maria e Valentina giornalmente. Tutto ok. So che mi sono affezionate, e anche io a loro, ed è un piacere vederle allegre e serene. L'unica preoccupazione è che temono di non tornare in tempo dalla Germania per venirti a fare colloquio. Qualcosa che è sconvolgente. Lui scrive al papà e al marito delle due donne che ha appena ucciso, per quale ragione? Questa lettera è uno degli ulteriori espedienti che lui mette in campo per cercare di sviare anticipatamente le indagini. Questo dimostra la grande capacità di ragionamento ed è proprio questo aspetto che valuterà il collegio peritale degli psichiatri per una affermazione di piena capacità di intendere e di volere. Ma allora perché Angelo Izzo uccide e qual è il movente di questo duplice delitto? Izzo dice di aver ucciso Antonella perché infastidito, ossessionato dalla sua petulanza, e Valentina viene uccisa semplicemente perché è una testimone, quindi un danno collaterale. Non mi sembra un motivo valido e sufficiente. Perché Izzo ha ucciso queste due donne, questa mamma e questa figlia? Angelo Izzo uccide per il piacere di uccidere. Prova delle pulsioni sadiche. Lui fantastica su queste pulsioni, le asseconda e a un certo punto riesce a porle in essere. E quando riesce a realizzare in concreto queste ideazioni sadiche, si sente meglio, si sente sollevato. Prova un senso di appagamento. Questa è la sua spinta. Mentre provavo sollievo che avevo ammazzato questa qua, che me l'ero levata, perché era, per me era un problema, non vedevo l'ora di levarmela dalle scatole. Ecco, scusate il termine, però questo era il mio stato d'animo. La seconda pulsione è quella di ricreare lo stesso gruppo che nel 75 aveva commesso il massacro del Circeo. Un gruppo all'interno del quale lui riveste un ruolo guida. Contemporaneamente avevo il pensiero, guarda Luca come sta, ho detto cavolo. Mi ricordo che addirittura ho pensato, siccome lui somigliava molto a un mio vecchio coimputato, Gianni Guido, con quale ho fatto un sacco di omicidi. E gli somigliava fisicamente, no? Mi ricordo che ho pensato sto pensiero, ho detto cavolo, questo non è Gianni Guido, ma no, proprio non c'ha niente di Gianni. Quali sono invece gli elementi che sono differenti? Chi era Angelo Izzo nel 75 e chi si trova davanti nel 2005? Nel 2005 la figura di Angelo Izzo viene fuori avulsa da qualsiasi contesto politico. È
I suoi impulsi sadici vengono fuori, potremmo dire così, al naturale, privi di un vestito politico. Che cosa le ha lasciato questa storia? In primo luogo, una grande tristezza, una grande amarezza per la sorte di queste due donne che sono state uccise da chi ha saputo abilmente sfruttare le loro vulnerabilità. In secondo luogo, la consapevolezza che purtroppo possiamo fare poco, se non nulla, per cambiare persone come Angelo Izzo. Il problema è che queste persone non sono facilmente riconoscibili, soprattutto se sono lucide e mentalmente organizzate e magari hanno anche un buon livello culturale. Angelo Izzo avrebbe ucciso di nuovo se non lo fermavate. Lui aveva già individuato altre due giovani ragazze nei confronti delle quali aveva iniziato a tessere la sua ragnatela. Alla fine di ogni puntata io chiedo commissario che ho davanti, perché ha scelto di fare il poliziotto? Domenico Farinacci, perché indossa questa divisa? È una scelta istintiva, è una scelta di passione. La risposta a questa domanda sta nell'indole di ognuno di noi. Nel corso di questa intervista io più volte ho sottolineato l'aspetto apparentemente ossessivo che lei aveva nei confronti di Angelo Izzo. Devo riconoscere, al contrario, che lei e i suoi uomini ci avevate visto lungo. La ringrazio.